tutti, benvenuti all'Antico Osteria Magenes a Barate di Gaggiano. Io sono Mariella. Io sono Diego. Dario. Io sono Litti, lo chef. Adesso vi presento il vero risotto alla milanese all'Antico Osteria Magenes. Allora, per fare il nostro risotto alla milanese abbiamo qui della cipolla tritata, del riso cannaroli, del zafferano abruzzese, del parmigiano e del burro, un po' di olio e del vino per sfumare il risotto. Allora, qui ovviamente abbiamo del brodo, ingrediente essenziale del nostro risotto, e dentro abbiamo delle carote, cipolla, sedano, della galina e del manzo. E mettiamo anche un po' di sale, lo facciamo cuocere per circa un'ora, dopodiché lo setacciamo e poi è pronto per fare il nostro risotto. Allora, per iniziare usiamo della cipolla tritata e un goccino di olio. Facciamo soffriggere, appassire la cipolla, di non farla colorare troppo. Vedete che adesso inizia a soffriggere. Una volta dorato, inseriamo il riso. Facciamo tostare un po' il risotto. Non appena il riso è caldo, lo sfumiamo con un po' di vino. Sfumiamo. Bisogna assicurarsi che il vino si asciughi completamente, perché se non si asciuga bene si sente poi alla fine e di conseguenza può dar fastidio. Gli diamo questa punta di acidità, ma bisogna assicurarsi che il vino si asciughi. Per essere sicuri aspettate che il riso si attacchi alla padella. Ok, inseriamo lo zafferano. E il brodo. Il brodo bisogna metterlo un po' alla volta. Bisogna farlo asciugare e poi aggiungere dell'altro brodo, perché il riso deve sudare e poi bagnarlo per rendere il riso alla fine più cremoso. Allora, come vedete, il brodo deve essere sempre al limite, sopra un dito sopra il riso, e deve asciugarsi e poi aggiungerlo poco alla volta, e non allontanatevi mai perché rischiate di bruciarlo o che si attacchi. Curatelo sempre, tutte le volte che aggiungete del brodo date una mescolata, non sempre perché poi rischiate di bruciare tutto l'amido. L'amido serve a unirlo insieme al grasso, che sarebbe in questo caso il burro, e l'acqua, per rendere un risotto cremosissimo. I fuochi devono essere altissimi, almeno per il risotto e anche per il brodo, devono avere una temperatura altissima per riuscire sì che il riso si cuocia ma non si scuoce. Il brodo deve essere sempre caldo nel momento in cui bagnate il risotto. La fiamma per cuocere il riso deve essere abbastanza viva, perché così riusciamo a cuocere il risotto senza spaccarlo, senza scuocerlo. Mentre il risotto va, vi racconto un segreto del nostro risotto.
Noi usiamo una ricetta classica, vecchia, che è semplicemente soffriggere della cipolla, sfumarlo con del vino. Invece nella nuova generazione il risotto l'hanno completamente cambiato, non usano più il soffritto, non usano più il vino, ma usano dei prodotti fatti sempre in casa, ma diversi da come si mostrano qui. E usano del burro acido che lo mettono alla fine, e che sarebbe la cipolla e il vino, che non sono cotti, sono semicotti e non prendono esattamente quel profumo e quella dolcezza che ha questo risotto qui. Dopo che sono passati 10 minuti di cottura, arriviamo a un 2-3 minuti di cottura finale. Vedete che qui abbiamo quasi della crema di riso, e mancano ancora 3-4 minuti di cottura. Lo facciamo asciugare per bene dal brodo, dopodiché lo mantechiamo. Allora, questo riso qua cuoce in 13-14 minuti, perché dipende dalla quantità di riso. Ovviamente più riso c'è, più minuti servono per cuocere un risotto. Come abbiamo visto, abbiamo asciugato il brodo. Adesso lo portiamo a mantecare. La mantecatura noi la facciamo con del burro, del parmigiano e dell'olio extravergine. Mettiamo il burro, parmigiano, dell'olio e incorporiamo aria. Mescolando fino a quando il burro non si scioglie completamente. In alcuni casi, alcuni chef mettono anche del midollo osseo nella mantecazione, oppure si può cuocere a parte, a vapore o saltato in padella, e metterlo sopra come guarnizione, che poi servirà anche come sapore, come gusto, sarà anche meglio. Adesso impiattiamo il nostro risotto. Vedete com'è cremoso, liscio, omogeneo. Ed ecco a voi il nostro risotto allo zafferano dell'antica osteria Magenis.